Qual è la situazione in questo momento per quello che riguarda gli italiani? Questa mattina ne parliamo con la dottoressa Giovanna Laschena, vice direttore centrale Economia, Vigilanza e Aeroporti di ENAC. Dottoressa, ben ritrovata. Intanto qua, quanto pare, buongiorno. Ogni settimana tocca richiamarla per avere qualche punto della situazione. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Che punto è necessario fare sulla situazione Monarch, naturalmente per quello che riguarda il possibile fronte italiano aperto, dove sono gli italiani che avevano prenotato viaggi con questa compagnia, sono in difficoltà? Come state monitorando, dottoressa Laschena, la situazione? Allora, sugli aeroporti italiani coinvolti, Fiumicino, Verona, Venezia e Napoli, al momento non ci sono problemi, in quanto appunto l'autorità dell'aviazione civile inglese sta provvedendo alla riprotezione dei passeggeri. Per quanto riguarda invece i passeggeri che si trovano in questo momento nel Regno Unito e devono raggiungere destinazioni al di fuori appunto di questo paese, qualche problema c'è, perché la riprotezione deve avvenire direttamente per conto del passeggero stesso, quindi il passeggero si deve organizzare con i voli che sono previsti in uscita dal Regno Unito per le altre destinazioni. So che però non è facile stabilire il numero degli italiani coinvolti in questo frangente difficile, perché dovrebbe fornirlo questo numero alla compagnia, ma non lo fa in questo momento. Sì, giusto? Infatti la compagnia in questo momento è fallita, per cui non solo non può fornire il numero dei passeggeri, ma tra l'altro non può nemmeno rifondere il prezzo del biglietto e quindi riproteggere i passeggeri. Per cui diciamo che da questo punto di vista qualche disagio in più i passeggeri ce l'hanno rispetto a Ryanair. Speriamo che questo significhi che siano pochi o pochissimi, dottoressa Laschena. Sì. Voi eravate stati contattati tempestivamente dall'ente dell'aviazione civile britannico per appunto informarvi? Abbiamo ricevuto non soltanto dall'ente dell'aviazione civile del Regno Unito, ma anche dall'ambasciata britannica, una tempestiva informativa in cui appunto ci dicevano che la Monarch avrebbe cessato le operazioni perché è in amministrazione straordinaria, insomma in fallimento. E quindi ci davano informazioni riguardo a queste procedure che avrebbero adottato per la riprotezione dei passeggeri. Sì. Che sono per la maggior parte inglesi, quindi diciamo che effettivamente gli italiani sono una minoranza. Ci spiace per loro naturalmente, ma sì. Chiaramente a noi interessa sapere un po' gli italiani in giro per il mondo se devono essere recuperati o devono riorganizzare il loro rientro. Dottoressa Laschena, il punto invece su Ryanair, ricordiamo appunto che questa compagnia low cost è molto nota, di grande successo, ha annunciato tra metà settembre e fine settembre la cancellazione di migliaia di voli per una serie di questioni organizzative interne. C'è il cumulo di ferie arretrate dallo staff di bordo da smaltire entro il 2017, perché ricordiamo che la compagnia era stata costretta dall'autorità dell'aviazione irlandese a spostare il calendario fiscale dal periodo aprile-marzo a quello gennaio-dicembre, concentrando a fine anno i giorni di riposo obbligatori di piloti e personale di cabina. Oltre a questo, poi, per altre ragioni sulle quali oggi non ci soffermiamo, il vettore sta anche soffrendo la fuga di decine e decine di piloti verso compagnie concorrenti. Qua la situazione è molto più complessa, perché qua in realtà parliamo di un quadro molto complicato per migliaia di passeggeri italiani che hanno prenotato voli da qui alla prossima primavera, e Ryanair sta continuando a cancellare voli su voli. Ad oggi la situazione qual è? Perché so che voi avevate in programma con la compagnia un incontro a breve. Ce lo conferma? Sì. Ci sarà? Allora, l'incontro per quanto riguarda la tutela dei consumatori non è stato confermato, ma ci sarà probabilmente un incontro dei vertici di ENAC con i vertici di Ryanair. Perché per quanto riguarda la parte tutela dei passeggeri, noi abbiamo avviato le procedure per sanzionare le irregolarità e le violazioni del regolamento 261 del 2004, che è quello che regola appunto i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo. E
al momento siamo appunto in contatto con la compagnia per cercare di ridurre al minimo le problematiche che hanno i passeggeri per richiedere appunto i rimborsi, oppure per essere riprotetti, o per richiedere la compensazione nei casi in cui ne hanno diritto. Una situazione fluida, dunque. Che cosa succederà? Volevo ritornare alla dottoressa Laschena, se ce l'abbiamo. La compagnia, dottoressa, continua ancora a pubblicare sul suo sito i voli che progressivamente cancella, quelli che sono confermati o meno, quindi un'informazione di questo tipo. Il passeggero deve essere tempestivamente informato, no? Con l'SMS, con ogni modalità. Sicuramente, ma la compagnia ha comunque pubblicato la nuova serie di cancellazioni che vanno da novembre fino a marzo, e quindi comunque il passeggero in questo momento può verificare sul sito della compagnia. È chiaro che comunque rimane fermo l'obbligo da parte di Ryanair di procedere ad inviare al singolo passeggero un'email o comunque un SMS con il quale appunto gli viene comunicata effettivamente la cancellazione del suo volo. Certo.